Adesso tocca a me fare le domande. Aspetta e mi preparo. Siamo pronti? Ti faccio sapere. Giuri di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, l'unica e sola verità? Ti faccio sapere. Va bene, iniziamo? Ti faccio sapere. Nome? Pietro Francesco. Soprannome? Giocoppola. Dove vivi? In cielo e in terra e in ogni luogo. Ruolo? Capo animatore. Titolo di studio? Diploma, ragioneria e programmazione, penso. Tatuaggi? No. Il tuo punto debole? Il mio punto debole è un orecchio un po' gonfio, al massimo. Titolo del più bel libro mai letto? Le barzellette volume 3. Titolo della canzone più bella mai ascoltata? La canzone più bella mai ascoltata è Un cielo senza nuvole. Titolo della canzone più bella mai letta? Il mondo. Titolo del libro più bello mai ascoltato? Impariamo l'inglese, volume 3. Più bello spettacolo mai visto? Il più bello spettacolo che ho visto... Un concerto di Pino Daniele. Ti hanno mai fatto proposte indecenti? Una. Di la verità? Sì, sempre, in continuazione. Ti sei mai ubriacato? Sì. Quando l'ultima volta? Che ore sono? Hai mai fumato una canna? No. Di la verità? No. E quando l'ultima? No. Che ore sono? Hai mai avuto esperienze omosessuali? Più di una. Ti piacerebbe averne altre in futuro? Dipende da Oppi se si sposa ancora. Mai stato in una spiaggia per nudisti? No. Giuro. Mai spiato dal buco della serratura? Sì. Cosa hai visto? Del libro non mi ricordo, perché secondo me è successo più di una volta. Comunque non era per donne, per spiare cose, spettacoli, cose. La parolaccia che dici più spesso? Ma porca puttana! La parolaccia che ti dicono più spesso? Sei un coglione. Sei porco? Una frase nel tuo dialetto? Cucchi l'acqua quando piove. Cosa vuol dire? Raccogli l'acqua quando piove. Un modo per dire, non so, che ne... Non mi hai spiegato a dire il vero se dovevo scegliere. Parliamo di animazione. Non me ne intendo. Allora possiamo parlare. Benissimo, benissimo. Perché hai iniziato a fare l'animatore? È perché sono praticamente nato in un villaggio, ormai stavo, che faccio? Perché stai continuando? Perché sto continuando? Perché mi piace, mi trovo bene. Cos'è per te l'animazione? L'animazione per me è tutto, è divertirsi, è stare bene, stare insieme, fare gli spettacoli, giocare, divertirsi, ubracarsi, drogarsi. Il più bello spettacolo mai messo in scena? Un bello spettacolo di fuoco. Nero ha preso fuoco. Frase più antipatica di un ospite? Senti, lasciate perdere col cabaret, non è cosa vostra. Figura di merda più grande mai fatta in stagione? Vergogno da morire. Fare merda con una ragazza con una protesi e dirle che aveva il braccio ferito. Qual è il posto peggiore in cui hai dormito in stagione? Una roulotte. Hai mai tradito durante la stagione? No. Di la verità. Hai mai avuto una storia con un'animatrice? No. Di la verità. Come ti vedi da qui a 10 anni? Con meno capelli, con più capelli bianchi e spero con qualche soldo in più se si riesce proprio, fa piacere. Hai mai avuto una storia con un ospite? No. Di la verità. Uffa. Sì. Il ricordo più bello dell'ultima stagione? Vedere creare, far diventare il villaggio la mia creatura. La gioia più grande della tua carriera da animatore? Quando mi hanno detto tu sei nato per fare questo, sei troppo scemo. Perché sei un mammadema? È perché ho scelto io il nome, perché mammadema è troppo. Cazzo lo dico a fare, troppo. Cosa pensi del neuro?
Che Nero è tutto, cioè Nero è magico, io lo amo alla follia, li voglio bene veramente come se fosse normale, spero di non separarmene mai. Preferisci Ciccio o Pietro? No, Pietro. Perché? Beh, nettamente, una spanna sopra, penso sia evidente. Fare una smorfia? Ti hanno appena giurato la macchina, qual è la prima cosa che dici? Ma porca puttana, porca, che cazzo? Test teatrale. Io sono forte, dai. Fai una faccia triste? Fai una faccia allegra? Fai una faccia eccitata? Ehi, salutami. Arrivederci, non dà la mano, non dà la mano. Le hanno giurato la macchina.